Siamo purtroppo a 6 gare dalla fine di questo campionato 2018 e oggi non abbiamo avuto una giornata molto fortunata e proficua per la Ferrari. Un risultato deludente su un circuito di cui ci si aspettava tante cose, una Ferrari che è arrivata anche dietro a una Red Bull. Detto questo, ci sono delle cose che non vanno in difesa della Ferrari, ma avrebbero bisogno di un chiarimento. Forse la Pirelli ci potrebbe dire perché dalla qualifica alla gara ci sono 7, 8, 9 secondi di differenza, perché a un certo momento della gara anche i primi giravano in tempi altissimi, quando invece nelle retrovie, vedi Magnussen e Alonso, giravano in tempi record. C'è qualcosa che non quadra, sono i consumi. Allora sono i team che ci dovranno dire se stiamo esagerando con i consumi, e questo non è Formula 1. La Pirelli ci deve dire perché tra una mescola e l'altra c'è poca differenza, ma soprattutto ci deve far capire perché c'è un divario e un gap così grande tra le prestazioni in qualifica e le prestazioni durante la gara. Questo per me non è più Formula 1, ma probabilmente è un campionato mondiale endurance e le cose non sono simpatiche, anche se dobbiamo comunque confermare un grande Hamilton, una grande Mercedes, sia dalla qualifica di ieri e al controllo e alla supremazia della gara di oggi.